trentennale, trentesima edizione di Tutto Sposi, la fiera consumer più grande d'Italia dedicata al wedding, all'arredo sposo. Abbiamo incontrato nel foyer ai margini della sfilata tra sacro e profano chi detterà i tempi e i ritmi della sfilata. Sto parlando dell'attore Angelo Iannelli. Ciao e benvenuto. Ciao Davide, è un onore per me essere in questa bellissima sfilata di Gianni Molaro tra sacro e profano, un Pulcinella che fa da collante, un Pulcinella che mette insieme la modernità con le tradizioni, quindi è bello vedere questo Pulcinella che cambia, un Pulcinella che dona emozione qui a Tutto Sposi a Napoli. Poi Pulcinella che rappresenta la tua versatilità, no? Sei un attore che passa dal sociale al brillante in un attimo, ovviamente coagulando sempre il tessuto sociale campano. Sì, noi abbiamo bisogno, ecco, di cambiare a secondo della modernità, quindi un Pulcinella che si preoccupa della propria gente, un Pulcinella che abbraccia quelle che sono le problematiche e cerca di donare una speranza, quindi questo Pulcinella anche nella moda dona la speranza che tutto può cambiare, ma soprattutto tutto in positività, attraverso la sua ironia riesce ad essere sempre un personaggio che piace alla gente, ai bambini, a tutti. So che c'è un prossimo appuntamento che vuoi caldeggiare. Sì, il 3 novembre c'è il party del sorriso, poiché tutti mi definiscono l'ambasciatore del sorriso, si è creato questo evento per ragazzi meno fortunati a Villa Domi, vi aspettiamo sabato alle ore 20:30 a Napoli, in questa bellissima e magnifica festa, dove il sorriso sarà l'elemento principale. In una società dove non si vede più, Pulcinella diventa ancora una volta testimonia della risata. Grazie. Grazie a te.